Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi qui su Opinione di Luzio, oggi 11 gennaio del 2013, ora locale 21:54. La località ve la dirò alla fine. Oggi vi voglio portare all'onore della cronaca con il mio più sentito cordoglio verso una persona a me cara scomparsa, come già in altri video ho fatto per altrettante persone degne di nota. E oggi ricordiamo per l'appunto Mariangela Melato, che all'età di 71 anni questa mattina ci ha dato l'addio. Voglio ricordarvi umanamente soprattutto che persona era Mariangela Melato. Mariangela Melato era una persona che fin da piccola ha dedicato tutta se stessa all'amore verso la recitazione, e da questo amore ne è scaturito il lavoro, quello che già sappiamo tutti, un lavoro che è quello di fare l'attore, l'attrice, e senza fronzoli anch'essa lo nominava come appunto un lavoro, ok? E che era fortunata di fare un lavoro che a lei piaceva e amava, cioè quello di fare l'attrice, calcando il palcoscenico dei teatri, dei cinema, con ottimi risultati. Naturalmente lei è stata una donna che non è che era amata per la sua bellezza fisica, come in tanti altri casi di altre donne come Sofia Loren o quant'altro, insomma, della sua epoca, ma e nemmeno per la sua voce, perché sai, le donne giovani avevano una voce molto più focosa, più di un timbro forte, insomma. La sua era già una donna giovane che aveva una voce già da vecchia, quindi il suo canalizzare interesse verso ciò che faceva veniva proprio dalla sua capacità recitativa, sicuramente, che era, comunicava molto, molto, c'era molto pathos. Se ricordate i suoi bellissimi film da saxofono di Pozzetto a quant'altro, insomma. Naturalmente per l'epoca in cui lei ha cominciato questo mestiere, quello del fare l'attrice, naturalmente, come ho già appena accennato, in pratica era un periodo di contesto sociale, in cui si rivendicavano tutte quelle che erano le ingiustizie di quell'epoca, le battaglie che si facevano a quell'epoca, dall'aborto al divorzio, alla classe operaia che scuoteva il pugno forte, diciamo, sulla classe dei padroni, dei potenti, degli imprenditori, e quindi batteva un po' anche sui suoi film queste tematiche qua. E quindi lei, essendo una donna, molto sporgeva di più sulla parità dei diritti tra uomini e donne, si rivendicava di più quindi la battaglia del divorzio, dell'aborto, rivendicava di più l'uguaglianza nella diversità di gusti sessuali, rivendicava di più le battaglie sociali su quelle che riguardanti la differenza del tenore di vita tra il nord e il sud, queste soprattutto. Ma quello che vi voglio portare di più alla luce, che per me è molto ben più importante di queste battaglie che poi nei decenni si ripetono, poi perché la storia, i filosofi ci insegnano, anche gli storici, è ciclica negli eventi, quindi ci sono sempre quei tre classici periodi in cui c'è un momento, diciamo, che si calca l'onda della protesta, da questa protesta si sorge che poi i capi della protesta vanno al potere, e naturalmente poi dopo per questo si ripete che tutto si stabilizza, il fermento muore con lo stesso far sì che questi capi prendano il potere, insomma. E nulla si può fare a livello sociologico, una rivoluzione culturale. E quindi lei questo ben sapeva con se stessa, e quindi portava di più in risalto nella sua persona quello del fatto della falsità delle persone, dell'ipocrisia della persona. Questo lei sentiva più a cuore, più una sua causa. Infatti, oltre che nell'ambito del recitare, lei anche nella sua vita privata portava
in risalto e importanza a questa cosa, cioè il fatto di vedere le doppie facce delle persone, a vedere sempre un essere utilizzato dall'altro, insomma, quindi il fine di comunicare con l'altro qualcosa per avere una compiacenza, una situazione di comodo, per interessi personali, non per voglia di comunicare, non per voglia di condividere e quant'altro, insomma. E quindi lei andava ben fiera di essere zitella a 70 anni, ribadendolo più volte in televisione, non piacendogli la nomea di single, ma piaceva il vecchio nome Zitella. E rimane Zitella non perché non ha mai amato, anzi, forse lei pensava anche con un pizzico di egoismo, ma chi lo chiama più amore per se stesso, che lei ne aveva tanto, di amore verso se stesso. Amava tanto le altre persone e non le voleva sicuramente deludere e non voleva essere delusa. Siccome gli uomini, come tutte le persone, hanno dei lati deboli, hanno delle persone a livello caratteriale dei difetti, come anche lei era consapevole di avere dei difetti, non voleva che tutto questo portasse a un finire di un amore. Mentre invece idealizzandolo su un rapporto su piani diversi, con una certa distanza fisica, c'era più un trasporto emotivo a vedere che la persona rimanesse per sempre bene nel proprio cuore, ok? Voi potete dire che magari così non ha vissuto il rapporto, non può aver avuto profondità di sentimento, in questo caso verso l'altra persona, ma lei invece riusciva a provarlo nella sua solitudine, perché dove trovava serenità, gioia e addirittura felicità, io penso, in alcuni momenti. Non perpetuo, ma in alcuni momenti sì. E ne andava orgogliosa perché, nonostante da sola, lei amava se stessa, stava bene con se stessa e trovava il sorriso tranquillamente. E quando veniva chiesto di recitare, recitava a gran voce, con gran voglia e con grande entusiasmo. Quindi, questo è quello che vi voglio dire: che logicamente non è da questo che lei è stata sempre una persona che ha vissuto sola con se stessa nella sua casa, nella sua semplice casa, che non ha mai amato, anzi, forse ha amato più degli altri, e che non amava la falsità, le doppie facce, le maschere che ogni giorno noi portiamo. Tutto qua. Ciao Mariangela Melato, da Montignano.